Eccolo qui le grottaglie, buonasera mister. Allora, partiamo ovviamente da quello che è successo prima e dopo il rigore dato al Cittadella, il cartellino rosso, le proteste. Diciamo che il signor Illuzzi questa sera non è apparso in grandissima serata. Non lo so, non sarò io a giudicarlo, saranno i commissari a giudicare l'operato di Illuzzi. Sicuramente mi dà fastidio che ho preso un'espulsione, quello sì. Perché potevo rimanere un po'. Perché questa espulsione? La sua giustificazione è stata che sono stato ingestibile nella panchina, andavo fuori dall'area tecnica, la panchina era tutta in piedi, i giocatori si alzavano, quindi sono stato ingestibile perché mi lamentavo perché lui fischiava, ogni volta fischiava il fallo. E lì ho detto: intanto non ti ho offeso, ma mi sono lamentato perché non ero d'accordo, e se non devo neanche dirti che non sono d'accordo, che sono d'accordo con te o non sono d'accordo, mi dispiace, dimmi te come devo comportarmi in panchina. Quello è stato il senso, però ovviamente ho sbagliato e chiedo scusa, ho sbagliato, forse ho esagerato in alcuni movimenti in panchina. Mi prendo le mie responsabilità senza problemi. Parliamo allora di questa partita, una partita che si era messa male ma che eravate riusciti comunque a recuperare. Sull'1-1 avete avuto anche le occasioni per vincerla questa partita. Per quello sono rammaricato, la squadra ha fatto 3-4 situazioni belle anche da vedere, mi sono piaciuti, hanno interpretato bene la gara come l'avevamo preparata. Hanno speso tanto perché questo calcio è un calcio dispendioso e li ho visti bene. Poi in alcuni momenti della partita siamo calati, loro sono venuti un po' sopra, ma non mi davano l'impressione di poterci far male più di tanto. Tutte le situazioni che abbiamo concesso ancora una volta perché noi siamo stati ingenui in alcune situazioni, e lì dobbiamo crescere perché 3 rigori in 2 partite non è normale. Significa che c'è qualche superficialità che dobbiamo togliere. Senza Scognamiglio infortunato, al 91esimo le grottaglie rifarebbe le stesse scelte, cioè giocare comunque con la difesa a 3, considerando l'adattamento di Del Grosso. Del Grosso ha fatto benissimo, fino a quando Del Grosso è stato in campo non ha sbagliato un pallone, quindi per me è stato positivo la sua prestazione. Elizalde ha fatto bene. Forse non so se è stato lui a fare il rigore. Sì, ho messo il fallo su Dio. Magari il difensore è così, puoi fare bene 60 minuti e poi gli episodi ti condizionano. È giovane, la prima partita dopo tanto tempo, ci sta che ogni tanto no, un giovane possa sbagliare, ma adesso non gli diamo la croce addosso, anzi prendiamo il lato positivo che questo ragazzo ha fatto vedere che può giocare con noi. Domenica, per chiudere questa intervista, ovviamente ci sarà questa gara di Crotone, una gara difficile che il Pescara affronterà ancora in emergenza per via delle tante assenze. Ormai siamo sempre in emergenza, stringiamoci, andiamo avanti. Ci sarà Bocinov in campo? Positivo, non lo so, vediamo, dobbiamo valutarlo, Valeri, domani agli allenamenti, vediamo come sta, quanto gas c'ha nelle gambe, quanta autonomia c'ha, ma sicuramente se l'abbiamo preso è perché pensiamo ci possa dare una mano. E adesso dobbiamo utilizzare tutti, perché tutti ci faranno comodo fino alla fine, saranno utili per l'obiettivo del Pescara. Ha incontrato il presidente Sebastiani? Sì, però quando perdi una partita così è meglio raffreddarci un po', perché a caldo siamo nervosi, ma ci sta, ma se no non è calcio, se no non è sport, viviamo anche di emozioni, a volte negative, a volte positive, bisogna stemperarle. Adesso ci faremo una bella mangiatina, ci rilasseremo un attimo e a freddo, ecco, valuteremo quello che è successo oggi.